Ma buongiorno! Ieri la camera ci ha lasciato a piedoni e quindi niente, lo rifaccio oggi un pezzo. Ho guardato cosa, non vi avevo fatto vedere. Vi ho agglomerato un po' chi, Wicon, eccetera. Però vabbè, da oggi riparto da lì. E, a parte che sta felpa è una figata. E quindi vi faccio un po' vedere quello che mi manca da far vedere. Quindi la Hiho e poi i vestitini e stop. Dunque, la Kigo, ve l'avevo fatta vedere, ma come vi ho detto, si spenge la macchina, non me ne sono accorta. Allora, questa roba ve l'ho già fatta vedere, manca questa e poi qualcosa della Gardenia. Allora, della Kigo ho preso delle matite perché erano scontate, tipo 2,10 euro, niente, niente proprio. E l'ho preso, vediamo se. Io sono qui sopra a metà, non vi fa vedere il casino c'è qui perché è da vergognarsi, però a casa non ci sto mai praticamente. O badiamo, eh. Questo è quello della Hiho, il duo. Allora, l'automatic pencil, oltre all'altra che vi ho fatto vedere, ho preso la 515. Io le amo queste matite, hanno solo un problema, costano una fratta perché 5 euro sono tante. Allora, questa è questa qui, che è questo viola intensa. Ma poi sono belle, mi piacciono i colori, c'è una bella scelta. Poi queste pagate tipo 2,10 euro, mi sembra. Argo se la dorme. 300 e 314. 300 è questa qui, che è un nude. Ce l'ho fatta perché sto sortita ora ora dal lavoro. E la 314, che la amo, la aforia. Non chiacchiero più, che è questo marrone qui, che è quasi più bella della testa di cazzo, della testa di Moro, perché? Perché è proprio marrone, 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 ed è la matita adatta da mettere sotto quello della Bella Oggi. Queste ciglia sono quelle che avevo preso della Lazzi, Coso Professional. Il problema è che l'ho lavate e questa di qua, secondo me, è tutta un po'. L'ho anche piegata col piegaciglia. Dunque, poi io mi sto mettendo praticamente soltanto le matite sulle labbra, ma perché hanno dei colori, oh mio Dio. E poi ho preso questa qui, sempre scontata, pure questa, è la 04. È un colore un po' così, nel senso, ultimamente non li uso sti colori, però mi piaceva un sacco il colore un po' diverso e poi è morbidissima, quindi ho detto era scontata, la prendo. Poi ho preso questa qui per le sopracciglia ed è la numero 6, è quella che non so se ve lo dico nel vlog, che è questa qui, che è grigia, Eyebrows Filler Light Touch, eccetera. Chi è che usa la matita per sopracciglia grigia? Vabbè. Ed è questo colore qui, questa l'ho pagata intera. Somiglia a questo, eh? Gli somiglia e basta, però. Questo è più grigio e questo è più marrone. E queste sono le matite. Poi ho preso questo che era sempre scontato, che fa parte di questo, che comunque vi dovrei aver fatto già vedere, ma ve lo fa vedere uguale. Stessa collezione. E questo è lo 01, ok? Che è super glitterato. Mi devo fare peli nei bracci, eccolo qua, tipo champagne, mille bollicine, che io uso sia per l'interno occhio che per illuminante. Gente, io lo uso come illuminante anche perché sono, essendo una matita di quelle che si seccano, una volta che voi l'avete messa, a parte che vi illumina da panico paura, e poi è bella davvero, mi piace un sacco. Anche questa pagata scontata non mi ricordo quanto. E poi l'ultima cosa, questa qua, che è Metallic Shine, lo 03. Perché? Perché mi piaceva il colore, c'è questo e il verde che mi piaceva un sacco. Come sapete che è sti viola che a me mi fanno impazzire, ma poi sono belli perché sono molto scriventi, molto cremosi e molto sfumabili, nonostante siano, vedete, ombretti. Avete capito? E questa era la robina della Hiho. Che c'è un pezzo che secondo me vi ho già fatto vedere, ma vi aggiungo. Aspettate, prendo. Mi devo pulire.
mi devo pulire. Adesso vi faccio vedere quella roba della Gardenia, che è roba che anche quella è un po', cioè ho fatto, è una serie di acquisti multipli. Allora, vai, come l'ho fatta vedere, ok, della Kiko che ho da far vedere, questo, perdonatemi se ve l'ho già fatti vedere, però secondo me sì, della Kiko, questo qui che vi dicevo è quello doppio, quindi Kiko Shape Shimmer e Brows and Lighter, ed è lo 01, perché l'ho preso, penso che l'abbiate già capito, c'è dalla parte di qua l'illuminante che è tipo questo rosa qui, sarebbe per le ciglia, però io sempre lo uso per qua. Queste matite, come l'altra, secondo me sono buone per mettere così, perché sono molto, ricordatevi, tutti gli illuminanti della Kiko, tipo pure questo, sono strabelli, ma una volta che le andate a stendere il colore diminuisce a padella, mentre queste qui non lo fanno così, cioè non diminuiscono. E poi c'è la parte di qua che sarebbe per le sopracciglia, che io uso per le labbra, perché è un colore, oh mio Dio, questo colore salvia, che secondo me assomigliano moltissimo questi colori al Jeffree Star, quello verde, è da panico, me lo sono messo un sacco di volte, sempre scontato. Poi ho preso questo, che è l'unico matte che ho della Kiko fatto così, era l'unico colore che c'era ed era scontato pure questo, ve lo dovrei aver messo in una foto su Instagram se non mi sbaglio, non è male, però vabbè. E poi questo qui che è l'ombretto, il 118, che naturalmente io uso come illuminante, eccolo qua, anche se questo devo essere sincera che non è poi così esagerato, però è sempre un bel prodotto. E questa era la robina della Kiko, vi faccio vedere la, oddio casino c'è qui, la Gardenia, abbiamo terminato. Dunque, allora, l'ho ripreso perché mi ero trovata da Dio e c'era in più il primer scontato, quindi l'ho preso. L'ho preso quest'estate, ve l'ho promosso e ve lo metterò nel top 2015, però siccome l'avevo preso d'estate, avevo preso un colore che è veramente, veramente troppo scuro per me, specialmente ultimamente che non mi faccio neppure le lampade, l'Infallible 24 ore, c'era anche l'altro 24 ore che io non ho capito sinceramente la differenza perché non ci ho guardato, perché ho preso questo, perché innanzitutto mi ero trovata benissimo con l'altro e quindi ho detto vabbè, e poi costava meno e c'era, e c'è pure il primer, pagato 14,90 euro, io ho preso il 20 Sable Sand, è quello che ho su adesso, ragazzi, è uno dei migliori fondi che io ho trovato quest'anno, ve ne metterò alcuni nel top 2015, ma questo è il top. E poi ho preso, allora, questo qui che era un po' di tempo che mi ispirava ma non l'avevo mai preso, sono quelli della Rimmel, Provocalypse 16 ore Rimmel London, io ho preso il numero 'non dà il numero', vabbè, questo rosa qua, che c'è la parte colorata di rosa e di qua c'avete il lip quello bianco, che io naturalmente non uso. Allora, come colore non è male, ma ha una stesura, allora questo è il colore, il colore mi piace molto, ma sì, si seccano, però non lo so, hanno una stesura un po' strana, l'ho usato soltanto un paio di volte, quindi vi farò sapere. Ah, sempre della Kiko, vedi che non vi ho messo, ho preso la 806, siccome è matte, questa però è una matita da occhi, io naturalmente la uso per le labbra, vi faccio vedere, è un viola, così, che dato sulle labbra fa panico paura, è veramente stratosferica, però non so la durata perché non l'ho usata come matita labbra per adesso, cioè l'ho usata ma non mi ricordo la durata, una volta l'ho messa. E poi ultime cose, queste le ho prese al CAD. Ah, un'altra cosa che ho presa alla Kiko, infatti mi sembrava, ve l'ho messa sempre su Instagram, è questa matita qui, quelle sempre della collezione, la stessa, scontata pure questa, ho preso la 2, quella viola, sempre per lo stesso, sarebbe un eyeliner,
sempre per lo stesso modo, io la metto sulle labbra ed è un viola, anche questo molto molto bello. Il problema è che, come vedete, è che quando ripassate sopra il prodotto, eccolo qua, è bellissimo sto viola, ma poi, essendo le ultime matite occhi che fanno, diventano, vedete, non si muovono, e quindi per le labbra sono perfette, molto bella. Anche io sto usando tutte le matite occhi per le labbra, vabbè. Al caldo ho preso questi tre. Allora, sono della Deborah, sono i nuovi prodotti, sono usciti, sono degli eyeliner praticamente, ok? Eyeliner con punta in filtro ultra precisa, lunga tenuta waterproof. Questi sono aspettate, ok, questo no, è un'altra cosa, perché questo mi è stato regalato. Matte eyeliner praticamente, e i grossi eyeliner, quello è. Questi sono matte ed ho preso il 10 e il 9, che sono un viola tenue. Ed un verde acqua, proprio acqua. Eccoli qua. E questi sono i matte, che praticamente adesso seccano e poi diventano matte. E questo è il gloss invece, che vi faccio vedere. Lo 02. Vedete, l'ho preso nero per vedere che veniva fuori. Però io questi ancora non l'ho usati. E questa era la robina che ho preso alla Gardenia. No, Gardenia e Cad. Ok? Vi faccio vedere i vestitini che ho preso ieri e poi stop. Allora, tante di voi mi hanno chiesto dove ho preso il giacchetto peloso nero. Io le prendo dai cinesi, ce l'ho due neri, perché uno è fatto così e uno è liscio il pelo. Ce l'ho grigio, ce l'ho verde, sì, viola. Sa, c'ho un botto di giacchetti col pelo, come sapete. E ieri ho trovato quello chiaro, visto che ce l'ho presi da avete capito? Però ce l'ho più chiari. Invece questo, come vedete, è una, vedete, ce l'ho col pelo così, fatto il nero, e invece l'altro nero che è liscio. Questo l'ho pagato 30 ed è appunto così chiaro, è un XL, non è proprio bianco, perché odio i giacchetti bianchi. Ce l'ho uno di pelo bianco preso da eBay, tipo pagato 10 euro, perché è un pelo de merda. Solo questi sono caldissimi, cioè ci si sta da Dio, bimbe. E poi li adoro io questi giacchetti, non ne posso fare a meno. Poi, per 8 euro ho preso queste, 8 euro, 8, non potevo lasciarle lì. Ho preso un 40 e mi sta anche stretto, perché comunque dentro c'hanno il peletto, non si possono rigirare. Questi le porti in casa, le porti al lavoro, cioè per 8 euro. Poi, le mutandine che ho su, che non vi posso far vedere perché altrimenti Aline mi spacca la testa. E queste qui di Hello Kitty, 1,50 euro, che amo alla follia, che a lui gli piace le mutande, io ho tutti i tanga, a lui gli piace le mutande, eccole qua, cioè scusatemi, potevo lasciarle lì. Poi questa qui a 5 euro, per 5 euro mi piaceva il disegnino, e poi è bellina larga con lo scollo abbastanza grande, che posso, vedete, ma arriva addirittura alle spalle. Boh, la taglia non credo ci sia, però per andare al lavoro così. E poi questa qua, sempre pagata 5 euro, così bella, di quelle che mi stanno scollate come piacciono a me, che io sotto ci metto di più e di più. L'unico problema, questa è un po' cortina, però vabbè, tirala, insomma, dietro c'ha la cerniera, anche questa pagata 5 euro e mi piaceva. Yeah, basta, non c'ho più niente da farvi vedere. Ok, sì, ce l'ho fatta e non è poco. Vediamo se riusciamo a fare l'altro video. Portate pazienza, perché sapete che vi volevo fare quello di eBay, fatemi sapere, ma c'era di nuovo i line crime scontati, non ce l'ho fatta.